Caro pizzaiolo, dimmi quanta farina hai acquistato e ti dirò che contribuente sei. L'Agenzia delle Entrate, infatti, per smascherare gli evasori, compara anche la quantità delle materie prime acquistate con il numero delle fatture emesse ai clienti. E se i conti non tornano, parte l'accertamento, come è successo ad Attilio. Ci hanno contestato un uso maggiore di tovaglioli di stoffa rispetto ai coperti che avevamo dichiarato. E poi si sono aggrappati ai tovaglioli di carta. Una multa di 94.000 euro mi sembra una cosa... In pratica il fisco parte da queste equazioni. Un tovagliolo uguale un coperto. Una bottiglia d'acqua da un litro, due coperti. E non c'è solo il tovagliometro, ma anche lo shampoometro, il farinometro e tanti altri. Diciamo che l'Agenzia delle Entrate in questi casi ragiona al contrario, cioè parte dal costo per arrivare poi al reddito effettivamente dichiarabile. Ovviamente questo tipo di accertamenti sono comunque delle presunzioni. E se per esempio l'Agenzia delle Entrate stabilisce che per una pizza servono 100 grammi di farina, ma tu ne usi 150, i guai con il fisco sono in agguato. Per esempio, da un chilo di farina ci possono uscire 3 pizze, come si possono uscire anche 5 pizze. Ognuno prepara la pizza come crede. È vero pure Ilaria Sotis, che in qualche modo